andare da un gruppo, anzi li vado a cercare su Sound Italia perché loro si sono iscritti sia come gruppo ma anche come come si chiamano, corde e vocali. Vediamo un pochettino, voilà, eccolo qui. Allora, il duo, il duetto mi sembra che siano in due, vediamo un pochettino, sì, sono in due, corde e vocali, fantastici, hanno messo 15 foto, un lavoro incredibile. Allora, corde e vocali, ovvero Costanza Pieri, voce, ed Alessandro Moschini, chitarra acustica. Danno vita ad uno spettacolo di rivisitazione di successi italiani ed internazionali ed esecuzione di brani propri, dove gli unici strumenti sono voce e chitarra, cosa che a me piace da impazzire. Il duo ha all'attivo due lavori, un singolo uscito a fine 2016, l'EP parte un treno ogni minuto, vediamo che dovremmo averlo, It's All About, no, non ce l'abbiamo, aspetta, vediamo, forse qual era, solo il parte un treno ogni minuto, quattro brani che sono la colonna sonora dello spettacolo teatrale omonimo della compagnia Perversi Polimorfi, spettacolo in cui il duo è presente in scena nel ruolo di due clochard, tutti i lavori dal duo sono presenti su tutte le piattaforme di distribuzione online e su Spotify. Ottimo, allora ci ascoltiamo i quattro pezzi, sì, ce l'abbiamo i quattro pezzi perché io ne vedevo cinque, ma l'altro, e credo che lo fa come solista Alessandro Moschini, perché poi lì mi manda un'altra foto, e questo brano Lenzuola di cielo dovrebbe essere soltanto suo. Ci ascoltiamo un primo pezzo di questo EP che mi mandate, ragazzi, tra l'altro mi ha fatto piacere, avete fatto un lavoro egregio anche per quanto riguarda l'iscrizione, come è stata inserita, e quindi hanno inserito tutte le foto parlano, ragazzi, le immagini sono una figata alquanto è bello, perché non mi va più il mouse, ah ecco, volevo andare in su, c'è il sito, hanno messo, bravissimo, loro sono dalla provincia di Pistoia, di Montecatini Terme per l'esattezza, e dai, ce l'ascoltiamo, poi hanno messo anche il sito, per cui uno può anche vedersi, può anche andarsi a vedere il sito. Complimenti per il lavoro svolto, veramente da come dovrebbe essere, voi e tanti altri invece un po' meno ligi a questa cosa. Io direi che parto con un pezzo che si intitola Ogni Viaggio, ci ascoltiamo questi due ragazzi. In un viaggio ti reinventi
l'ho detto che mi piacciono un casino a me queste canzoni con acustico, soprattutto chitarra acustico, ma non mi dispiace neanche altri strumenti musicali quando sono così in acustico senza elettricità. Che belli, eh? Non ci serve l'elettricità. Alessandro Moschini, beh, visto che ci siamo, e tu hai fatto anche un pezzo da solo, vedete che si ferma? Ci ascoltiamo Lenzuola di Cielo, il suo pezzo che ci manda insieme. Poi mi sembra, vediamo un attimo, che nel portale lui si è anche iscritto proprio anche come lo vediamo subito. Moschini, vediamo, eccolo qua, infatti, non mi sbagliavo. Lui si è iscritto anche da solo. Mamma mia, ragazzi, altre 15 foto. Vai, vai! E lui ci scrive: Alessandro Moschini suona il basso elettrico dal 1986, da alcuni anni suona anche la chitarra acustica, infatti l'abbiamo appena sentito. Ha un passato come bassista hard rock, militante nella band toscana Glass, di cui è anche membro fondatore. La band si è sciolta definitivamente nel 2008, ma ha lasciato un mini LP dal titolo Audax Vincit 1988, ricercato dai collezionisti in quanto considerato documento del movimento heavy metal italiano degli anni 80. Nel corso del... lo voglio anch'io, ragazzi, lo gli scrivo. Nel corso degli anni ha suonato in vari gruppi toccando molti generi. Dal 2015 suona insieme alla sua compagna e cantante Costanza Pieri nel duo acustico Corde e Vocali, che abbiamo appena sentito, con i quali ha inciso un singolo ed un EP nel 2014. Incide da solista il brano Lenzuola di Cielo, scritto da Daniele Volante ed Alessandro Bellomarini. Il brano è ascoltabile su Spotify ed è stato realizzato anche un videoclip disponibile su YouTube. Alessandro Moschini è anche uno scrittore ed ha un pubblicato 5 libri, 2 romanzi gialli e 3 sillogi poetiche. Complimenti, ragazzi, voglio ascoltarmi subito il pezzo che, come vi dicevo, come diceva lui, si intitola Lenzuola di Cielo. Ho parole di cristallo e non so mai se riflesso nello specchio vedo proprio me. Ho bambole di pezza e soldatini, risacche di sorrisi e coriandoli di rosa, ma è la vita che riposa, come un romanzo scritto in prosa, la mia fiaba scorre via. Lenzuola di cielo su cui dormire, perché questa notte ormai lo so, non può più finire. Questa vita mi ha ferito già, punendo il sogno con la verità. E siamo sempre soli a questa età. Ho pensieri di cobalto e non so perché, si assomiglia a quel che adesso vedi solo te. Siamo come quelle giostre, coi bambini che, nei giardini di un'estate, dall'anima confusa, ma è l'amore che si sposa, come una bomba non esplosa. La mia storia scorre via, lenzuola di cielo su cui dormire, perché questa notte ormai lo so, non può più finire. Questa vita mi ha ferito già, punendo il sogno con la verità. E siamo sempre soli a questa età. E non mi importa se mi credi folle, mia ragione è questa qua. Lenzuola di cielo su cui dormire, perché questa notte ormai lo so,
non può più finire. Questa vita mi ha guarito già, tingendo il sogno con la verità. È come quello specchio, la felicità. La felicità. La felicità. Bravo, eh? Bellissimo, bravo, bravo Alessandro, davvero, hai fatto bene a inviarci anche il tuo brano, bravo, da cantante heavy metal che eri, ma che roba. Fantastico, fantastico. Oggi fanno